cerchiamo di andare avanti adesso sperando di riuscire. Cioè, no, se muoio un'altra volta spacco il gioco. Oh mio Dio. Cioè, no, è vero che non posso neanche farlo perché è in digitale, dunque dovrei spaccare la console. La console. Memoria. Sì. Stanco. Allora. Ah, adesso. No, cosa ho fatto? Adesso. Loccalo. No. 143. Non come te 8000. Sì, certo. Comunque dai, una semplificazione, un aiuto. Dai, cavolo. Passi di là del passi ah, di là ah, del. Aspetta, aspetta. Sì, aspetta. Uccidilo, perché aspetta. Ah, notare che sei morto adesso, guarda la faccia. Oddio! Oddio, mi sto. Mamma mia, sto marcendo praticamente. Sì, sei non morto e cazzo, ti cala la vita massima. Ma dai. Cioè, da non morto, ogni volta che volta che muori, cala la vita massima fino ad un massimo del 50%. Hai ragione, è vero. Posso passare da questa? Non so fino a che punto puoi toccare nel film. Oh, porca troia. Penso di sì. E sono morto. Ti prego di. No, ma. Ah, ok, ok. Quante non sono oggetti. Grazie per questo aiuto, vero? No, ma c'è un aiuto migliore. Cioè, tu adesso prendi l'oggetto, vai avanti, giri a destra e con tua enorme sorpresa vedrai cosa c'è. Aspetta, se mi feriscono, piaccio la X e riprendo vita, sì, vero? Sì, cioè, allora la gemma, lui usa la gemma e la riprendi la vita, però gradualmente. Ah, addirittura? Cioè, sì. Porca puttana. Lì appena avanti c'è lo spiazzo a destra e c'è un fuoco. Vedi? Grazie Ale, che altrimenti non l'avrei mai scoperto. L'ho scoperto dopo tipo 6 ore di gioco. Io. Che te li mettono in posti assurdi. Ah, comunque ragazzi, sto giocando offline, nel senso che dunque non ci saranno tipo gli aiuti, vero? Che sì, ti mettono. Cioè la gente lascia dei messaggi per aiutarti o per fregarti. Infatti, maledetti. Ah, aspetta, ok, posso. Ci sono. Ah no, adesso bello. No! Mamma mia! Ah! No, che non ti prego! Stamina. Vai! Ah! Loccalo! Però hai visto? Zombie di merda! Guarda che mi lascia anche l'oggetto! No! Ah, l'anima! Cos'è? Quella lì è l'anima sua che arriva a te e in basso a destra c'è il contatore delle anime. Wow! 200. Comunque devi sempre, quando muori, andare a prendere quella roba verde che c'è. Ah, ok. Che sono le anime che hai lasciato tu. Adesso sto stronzo. Ah, via! Ti ricordi che c'è quello dietro? No! Ah, maledetto! Ah? Ah? No? Vai! Mamma mia! Tocca la macchia di sangue. Ah! Cosa mi deve fare recuperare? Praticamente quando muori tu lasci tutte le anime che hai accumulato. Ah, è vero! Quando riprendi, tu devi andare a riprenderti le anime. Se tu muori un'altra volta prima di riprenderti le anime, le hai perse del tutto. Porca puttana, dunque è meglio spenderle quando è possibile, ok? Ve lo dico per esperienza, quando batti il boss e poi, poi perdi 45.000 anime. Sta a spegnere vendere il gioco. Allora, aspetta, con la X mi recupero vita, sì, no? Gradualmente. Ah, vedi, infatti. Posso andarla? Sì, ho scoperto da poco che sì, puoi andarci. Ok, perfetto. Cos'è? Maledetto! Non lo sapevo. Fai male anche così. Sì. Però ti finisce la stanza. Dai! Ah, che culo! Mamma mia! Oh, anima di non morto per tu. Cos'è? Queste sono anime sotto forma di oggetto. Ah! Cioè ogni tanto trovi queste anime di qualche tipo di eroe che sono già morti. Sì. Tu lo prendi e usandola ti dà un quantitativo di anime. Bello. Tipo 100 anime, 200. Comunque, bella sta roba. Anima di eroe valoroso che te ne dà 10.000. Cazzo. Robe così. Guarda con la scala anche. Con il rumorino della scala. Infatti non è tanto sicura. Ecco, aia. Questo è un posto abbastanza bastardo. Ah, no! Cazzo! No, ragazzi, no. Ci sono delle frecce. Via. Tirano le frecce. No. Dark Souls devi usare calma, tantissima calma. Il problema è che ho paura. Un nemico alla volta, li uccidi tutti. Bella però la strategia, Cioè, si incomincia pian piano a scoprirla. Sì. Cioè, non dico che sono forte, per niente, però dico è bello. Perché mi dà la vita? Non ti conviene attaccarlo. Ah, ecco. Non togli. Non ti conviene attaccarlo. Potresti. Okay. No. Però non ti conviene. Anche no. Scudo.
Ho preso lo scudo. Oh sì. Sì, sarà uno scudo di merda, però piuttosto di niente. Infatti. Senti, io sarebbe un'anima tipo lì vicino, ma pure ad andare. Non è che mi attacca se vado a prendere l'anima. Puoi prenderla. Ah, ci sono sempre quelli sopra che ti. Ma come? Dove sono? Maledetti! Cappuccio da straniero. Ah, bene. Tanto. Ah, è quello dell'inizio, ok. I guanti, guanti dello straniero. Esatto. Senza, meglio che niente. Hai già aumentato un po' di difesa. Arma destra, arma sinistra. Allora, questa è il. Il bastone. Il bastone. Allora cambio questa, vediamo se posso. Una più forte, questa è più forte, vero? Posso farlo? Puoi mettere la spada, sì. Mi conviene? Perché a sinistra invece c'è tutto rosso? Tipo da 57 passa a 80. Sono tutti i vari valori di attacco perforato, attacco per sferzata. Te quale mi consigli? Beh, sicuramente la spada spezzata. Questa qui? Spada dritta, sì. Ah, ok. Perché l'altro è un coltello. Già mi sento più. Insomma, sì. Non ho come te iper mature, iper potenti, fighe, però. Che non è. Non è mai detto che servano. Ah, ok. Perché a volte batti boss nudo. Tipo, c'è un coso qua vicino, un falò dove posso riprendere vita senza consumare un'anima? Allora, una gemma? Non mi ricordo se c'è qua vicino. E dove dici di andare adesso? Da quella parte? Adesso. Perché là c'è una strada bianca e no. Là è dove devi andare. Ah, ok. Da lì mi sa che sei venuto da lì. No, qua c'è una vallata. Ah, tipo. Okay. Ah, lì c'è per andare sopra ad uccidere quello con la freccia. Sì. Oddio! Ma è vivo? Sì. Ah, non si muove neanche. No? Via. Dai. Porca puttana! Non saltare troppo indietro che vai sulla scala. Ah? Mamma mia! Oh, sono rimasto di merda, non pensavo. Porca puttana. I nemici saltano fuori così. Sì, ma sul serio? Ah, e poi devi tenere sempre occhio al numero di magie che puoi lanciare. Ah, addirittura? Sul nome della magia hai 8. Quindi puoi lanciare altre 8 magie così. E poi devi tornare al falò che ti si ricarica. No, non dirmi così. Però hai equipaggiato la spada per quello. No, perché è quello là, il bastardo. Dov'è? Ah, quello lì, ok. Guarda che maledetto. Porca puttana. Scontro a distanza. Potevo usare un colpo da vicino adesso, però. Oh. Devi saltare. Per andare di là. Posso saltare? Devi prendere la rincorsa. Devi tornare indietro. Prendi la rincorsa, tieni premuto B e lui inizia a correre. Quando sei vicino al bordo, premi. Ciao, Ale. Cosa? Fallo. Non mi ricordo i bottoni. Aspetta. Oh, bene. Con L3 salti. Adesso mi è venuto in mente. Adesso che l'ho fatto. Ha un po' di cose strane, però, vero? Cioè, come comandi, non è. Spada corta? Quella della spada è già più forte. Oh, fantastico. Almeno intatta. Sì, beh. Non è spezzata. Allora, spada. Usiamo la spada. Oh, guarda, che non puoi utilizzare. Ma no. Ma dai, è vero. Però aumentando di livello dopo posso. Sì. Ah, ok. Adesso lo fai tu, però. Allora, aspetta. B, corro e poi premo questo? Esatto. Cioè, tengo premuto e premi, nel momento in cui lo premi, lui salta. Aspetta, che lo rifaccio perché non ero abbastanza. Vicino al bordo, possibilmente, perché fa salti. Ehi là. Elmo! Non posso utilizzarlo, sicuramente. Perché partendo da mago, sì? ti dà dei valori iniziali più portati più alla magia. Infatti. Quindi, valori. Portati alla forza, alla destrezza, roba così sono bassi. Che sarebbero più da guerriero. Infatti. Dunque meglio. Adesso io spero che ci sia un falò tanto. Ah, guarda un'anima lì sotto. No. Non saprei come si fa. Infatti. Sì, mi ricordo, ma. No, meglio lasciar stare. Devi fare un salto qua. Tipo un salto in lungo. Io direi di prendermi un'altra gemma perché. Vabbè, tanto vado dentro. No? Ah! Catroia! Hai la spada, no? Sì, infatti. No! È shottato. Cazzo, ma quanto. No, toglilo. Hai paura. Porca troia. Come ha fatto con uno a. Toglieva 120, 130. Quanto toglieva? Sì. 145. Non so. Perché se dipenda dalla difesa del nemico. Perché entra nella nebbia? Non c'è il nemico. Il boss. Non sempre. Ah, okay. Cioè, dietro la nebbia, dentro la nebbia può esserci di tutto. Ok. Quando vedi una nebbia, trema. Ma perché? Spero che non ci siano nemici qua. Ale, dimmelo, ti prego, perché sento. Oddio, cos'è questo ringhio? No. Ti dico niente. Oh, no, allora, aspetta. Zombie stupido. Faccio così, tacchete e ti infinocchio. Eccolo qua. Oh,
Oh porca pu... Ah no, non riescono a prendermi. Ah no, c'è solo uno. Ho visto tipo un altro che si muoveva. Ok. Però meglio che adesso equipaggiare la spada che è più... Un falò, voglio un falò. Incomincia ad amare realmente i falò. No, Sì, ci sono le anime nascoste molto molto... Ah! Dov'era? No! No! Gemma! No! 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 Dai, colpi! No! No! Ma no! Ma no! Ma sono morto, perché? Ma non è possibile, cazzo. Siamo solo al limite. Cioè, si muore... si muore... Si muore. Ragazzi, è bello, ma... Porca puttana. Poi io vi dico, non sono mai stato un appassionato di questo gioco, dunque è la prima volta che lo gioco seriamente, tra l'altro. Dove cazzo sono? Ah, ok. C'è sempre il solito discorso. No, infatti. Quando sei al falò, torna nei limiti. Infatti. Ma dal falò non posso, tipo, comprare roba? No. Devi trovare il mercante fisico. Cioè, ah, perfetto. Aspetta, volevo solo vedere... Pochi. Brucia cos'è? Ci sono degli oggetti che puoi bruciare nel falò e danno bonus, malus, puoi fare... Proviamo a vedere. Effigie quella che... Quella sì, che ti fa tornare umano. Ok. Armotizza incantesimi. Cioè lì, ecco, dal falò puoi decidere che magie utilizzare. Ah, che figata. Però devi comprarle le magie. Ah, ok. C'è sempre soldi di mezzo, va bene. Perfetto.